iniziato ad andare in barca fin da bambino con la famiglia, facendo delle crociere estive in Adriatico. Velisticamente si può dire che io sia cresciuto in Adriatico, anche se è un mare molto piccolo, molto chiuso, però le prime vere esperienze le ho avute lì. Poi non mi sono più fermato, ho sempre navigato. Ogni volta che trovavo una barca per andare in giro, una barca che magari faceva un trasferimento e stava in mare per un po' di giorni consecutivi, mi univo. Quello che mi ha attirato del mare è l'essere a contatto strettissimo con la natura. Ho iniziato a appassionarmi sempre di più e ad accendersi in me il fuoco della navigazione d'altura, della navigazione offshore, e in particolare il mondo delle regate, le regate lunghe. Dopo aver conosciuto alcuni grandissimi navigatori, è esploso un sogno pazzesco, che era quello di navigare in solitario, e in particolare in una regata che è mitica, che è un po' il sogno di ogni navigatore, che è il Vendée Globe, il giro del mondo in solitario senza scalo e senza assistenza. La navigazione in solitario è un richiamo che viene proprio da dentro, e voler testare i propri limiti, vivere il mare alla propria maniera. Quando navighi non stop 24 ore su 24, vivi in un mondo diverso. I ritmi poi dati dai bisogni primari, dal dover mangiare, dover dormire, non c'è il giorno e la notte, è un mondo che è scandito dai ritmi che ti impone la regata, che ti impone il tuo organismo. Oltre ad essere grandi eventi sportivi, sono anche e soprattutto, credo, delle avventure umane. Sei in solitario solamente sulla punta dell'iceberg, diciamo, che tutto quello che c'è attorno lo realizzi solamente se hai un team che ti sostiene, una serie di figure professionali. Ci vuole molto talento, tante caratteristiche, ma secondo me di base, se non c'è tanta volontà e la perseveranza e il fatto che non devi mai mollare, non si arriva da nessuna parte. A volte ti viene da chiederti chi ti sta facendo fare questo, perché devi importi queste sofferenze, insomma. Solo che poi le cose belle che ti capitano quando sei in mare sono talmente belle che poi quando arrivi a terra ti ricordi solo di quelle e vuoi ripartire subito. E questo penso sia proprio la passione, il mordente, la cosa che ti spinge ad andare avanti ogni volta, a continuare a fare sacrifici di tutti i tipi e cercare il modo per realizzare questo sogno. Ciao a tutti, Andrea e Alberto, siamo arrivati dalla Giraglia per 2 2017, abbiamo vinto la categoria per 2 e siamo belli contenti. È stato un primo buon test, un primo bel allenamento, e diciamo, in vista dei prossimi progetti e programmi futuri oceanici. E dai, abbiamo fatto una bella regata, è stato anche un momento importante per conoscersi con Andrea, tutto alla grande direi. Bella regata, una bella vittoria nonostante le condizioni meteo non proprio per noi, e quindi siamo contentissimi, dai. Grazie a tutti che ci avete seguito sulle pagine Facebook e social media vari, e ci vediamo prestissimo. È il lavoro dei ballast, della chiglia e poi tante altre piccole cose. Ce n'è ancora da fare.
she's come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kind of wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Havre en Normandie, le Havre, deuxième port de commerce français qui prend ce dimanche le premier. Returning favorites. Let's take a look at the runners and riders. You know, the guys in the front are really going to be pushing for that, you know, straight and narrow. Sailors with the ultimate racing challenge.